Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Sandra Milo è stata una delle attrici più amate e più chiacchierate d'Italia, la confessione tra le lacrime che ha commosso tutti. Per anni Sandra Milo è stata un'attrice di enorme rilievo nel panorama cinematografico italiano. Oltre a essere dotata di una forte presenza scenica, Sandra Milo ha avuto la fortuna di incarnare perfettamente gli ideali di bellezza del suo tempo, cioè degli anni 60. Bellissima, dai lunghi capelli neri, che poi decise di tingere per assomigliare alle dive del grande cinema hollywoodiano, la Milo incarnava perfettamente il modello di donna formosa, rassicurante, facile da amare. A darle gran parte della sua fama fu il grande regista Federico Fellini, che la volle in alcuni dei suoi film più celebri, come Otto e mezzo e Giulietta degli Spiriti. Fellini non fu il primo a credere in lei, prima di lavorare con il regista, infatti, la Milo aveva preso parte a diversi film di Roberto Rossellini, altro regista di prima grandezza. All'epoca, però, un film in particolare fu stroncato dalla critica. Pare proprio a causa della recitazione stentata della Milo. A quel punto sembrò che la carriera della Milo stesse per finire prima di iniziare, ma poi, l'incontro con Fellini rimescolò sia le carte della vita professionale sia quelle della vita personale dell'attrice. Gli dissi di no, la verità di Sandra Milo. Quando Sandra Milo incontrò Federico Fellini, per lei fu amore a prima vista. Lo ha confessato apertamente molti anni dopo, in una lunga intervista rilasciata nel 2021. All'epoca tutti sapevano che Sandra Milo fosse l'amante del regista, di bel 13 anni più grande di lei e ai tempi sposato da quasi 20 anni con un'altra celebre attrice che sarebbe stata una delle musi della sua arte. Anche se era noto che Federico Fellini e Sandra Milo fossero amanti, Fellini non lasciò mai la moglie e per 17 anni non interruppe la sua relazione con la Milo. Per questo, in un'intervista di qualche tempo, le fu chiesto perché, secondo lei, non ci fosse mai stata una scelta da parte del regista. Fu proprio la Milo a rivelare che le cose non andarono affatto così: all'inizio io ero pazza di lui e l'amavo solo io. A lui piacevo molto, questo sì, ma non mi amava. Sono sempre stata io ad essere pazza di lui, raccontò. Poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Inaspettatamente, come svelò lei stessa, fu proprio la Milo a rifiutare. Prima avrei dato una mano per ricevere quella proposta, invece ho detto di no, perché ho avuto paura.